Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi nuovo video haul autunnale. In realtà ho già registrato un altro, ma spoiler, ho sbagliato le taglie, quindi sto aspettando che mi arrivino le altre, così facciamo il confronto con quali tenere e quali no. Però comunque a voi non interessa, nel caso è uscito già quel video, lo lascio qui, altrimenti aspettate un altro pochettino e uscirà anche quello. Quindi nel caso questo sarà il primo video haul autunnale. In realtà abbiamo anche diversi accessori. Prima però di iniziare a lasciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un piccolo like. Mi potete trovare anche su Instagram come Red Eric e su TikTok come Erika Notarangelo con due O finali. Iniziamo! Ogni volta che acquisto un profumo non ve ne parlo mai. In realtà ho fatto già un unboxing beauty su TikTok in cui vi ho fatto vedere Douglas, Notino, Amazon, insomma le cose beauty che avevo preso, e questa volta però vi faccio vedere solo parte dell'ordine di Notino, perché si tratta di profumi. Quindi se volete il video intero unboxing haul del beauty, vi rimando al mio canale TikTok. Il link ovviamente è in descrizione, quindi andate sul profilo a vedere l'unboxing beauty di tutti quanti questi prodotti che vi ho fatto già vedere, e in parte appunto vi faccio vedere ora, ma sono solo due di tutti quanti i prodotti. Ovviamente in descrizione avete tutti quanti i prodotti con le taglie, il prezzo, il link. Sono due profumi, questi due, presi perché questo mi piaceva il pack, questo mi piaceva il pack, e sono stata influenzata da Federica Gibellini dal suo video haul di Notino. Costano pochissimo, veramente meno di 15 euro ciascuno. Andiamo con il primo, che è questo qui. Vi metto direttamente i nomi sotto perché non riesco a pronunciarli. Questo dovrebbe essere Jean en Provence, non lo so. Comunque il pack è bellissimo, è un odore un po' floreale e di arancia, non lo so, mi piace molto. Io non so vedere gli odori, non so indicarvi i profumi eccetera, quindi colgo l'occasione per chiedervi secondo voi che profumi devo provare, perché che non costino tanto, perché praticamente i profumi si prendono a scatola chiusa quando si ordinano su internet e non si conosce la profumazione. Il secondo è questo qui, Arabo, l'ho utilizzato stamattina, beh, non mi ha fatto un bel effetto. Una volta aperto si sente un sacco odore di alcol, non so se è alcol o altro che sta all'interno, ma guardate quanto è bello il pack, è molto molto lussuoso. È un profumo arabo, quindi dovrebbe avere base olio. A Federica Gibellini appunto piacciono i profumi molto forti, ha detto che questo è molto forte, ma non pensavo così tanto. Sa un po' di incenso e sa un po' di... Avete presente tipo quando andate... almeno a me capita sulle strade statali, quando c'è puzza di bruciato in lontananza, ma non è puzza di bruciato, ma sembra più puzza tra fogna e cacca, quella, cioè non lo so, non mi piace tantissimo. Forse si sente ancora un po', l'ho messo stamattina, si sente ancora un po', dura un sacco, ho messo proprio due spruzzi su un polso e sull'altro. Non lo so, forse lo devo provare ancora, ma il pack è spettacolare. Andiamo avanti con un altro accessorio preso su Amazon, e non è l'unico acquisto di Amazon, ma c'è sempre in quel video haul beauty. Si tratta di un paio di orecchini che non stanno qui dentro perché li ho messi già diciamo a posto, però vi volevo far vedere appunto anche questa scatolina, alla parte in plastica questa qui dentro, e io ci metto le foto. Nel video room tour che farò vedrete appunto le foto che ci ho messo sia qui dentro che in quello più grande che ho. Gli orecchini li avevo messi già nel mio porta gioie e sono questi qui super virali del momento, e li ho trovati ad un prezzo il più basso su Amazon, a dir la verità. Ovviamente vi lascio il link della mia vetrina in descrizione. Sono questi qui, li ho presi nella colorazione oro, ma ci sono anche argento. Sono quelli a goccia e sono in acciaio inossidabile, quindi non dovrebbero ossidare, non si dovrebbe togliere il colore, quindi speriamo bene. Qui in realtà li ho pagati appunto poco, e se li volete vedere indossati in realtà stanno sempre in quel video haul di beauty su TikTok. Andiamo avanti con l'abbigliamento, questa volta però parliamo al momento di scarpe. Il brand si chiama 7 or 9, la scatola è bellissima, cioè
Allora, è praticamente una borsa che si può portare così, tipo a tracolla a spalla, e la scatola, una volta che si apre, appunto, una volta che l'aprite, c'è questa stampa così di nuvole, stupenda. I tacchi all'interno sono bellissimi, tutti i tacchi e tutte le scarpe che hanno sul loro sito, ma tutte, dalla prima all'ultima, le voglio tutte, sono spettacolari. Allora, ci sono quelle tutte quante brillantinate, ci sono quelle stampato proprio la trama di perla, madreperla, sono bellissime, di marmo, insomma, dipende. Io ho scelto alla fine però un paio un po' più versatile, perché comunque quelle di marmo e madreperla sono un po' più particolari da abbinare, no? E quindi ho voluto prendere queste Mules Slim Bag, non so, questi tacchettini, ecco. Non sono tanto alti, effettivamente, diciamo, fino a qua un 5 cm, ma qui più o meno 8 cm, forse anche 7. Allora, vi faccio vedere la particolarità. A parte che sono made in Moon, io l'ho preso nel mio numero, sono il numero 39, e hanno la parte qui della punta all'interno è rivestita da un cuscinetto, quindi non vi faranno male le dita quando appunto andrete a mettere il piede all'interno. La particolarità c'è anche nel cinturino, perché vedete che è praticamente già legato, già allacciato, ma si incastra al gancetto, non vi preoccupate che non si toglie. Poi è stampato qui sempre il logo e anche qui sotto 7 or 9, ma la cosa bella sono le suole, cioè io non le indosserei solo per le suole. Potrete vedere la suola, ma io le ho già indossate, quindi non fateci caso. Guardate che bella suola che hanno, sono super 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 comode, bellissime, eleganti, le potete indossare praticamente in qualsiasi occasione, sono perfette. E man mano nel video ve le farò vedere con magari gli outfit, appunto, che vi farò vedere fra qualche minuto, quindi rimanete qui e vi faccio vedere praticamente abbinati appunto agli outfit. Ultimo paio di scarpe di questo haul sono praticamente queste New Balance. Se avete visto, se è già uscito l'altro video haul di cui vi parlavo all'inizio video autunnale, praticamente vi ho fatto già vedere queste scarpe, queste New Balance, perché ero indecisa se prendere queste o le Adidas Samba, spoiler di quello che starà appunto nell'altro video. Alla fine ho trovato le Adidas Samba in sconto, ma non le ho prese a metà agosto, ho preso queste qui, le New Balance, a metà agosto, vi faccio vedere ora perché non avevo avuto occasione nel frattempo. Invece le Samba le ho prese proprio oggi, che mi sono arrivate ieri, che era il 17 ottobre, quindi alla fine ho deciso di prenderle entrambe, anche se appunto volevo solo una di queste due paia di scarpe, ma alla fine tutte e due. Ho preso il numero 40 e mezzo di queste New Balance, che sono le New Balance 4 e 80. Io tempo fa avevo preso, e vi lascio magari anche il video haul qui, le New Balance 5 e 50, bianche con i dettagli blu. Erano bellissime, ma una volta messe al mio piede non mi piacevano, e due andavano strette, anche se avevo preso il 40, quindi di queste ho preso il 40 e mezzo. Le scarpe in questione sono queste, sono bellissime, sono molto delicate, bianche con questi dettagli, tagli rosa un po' cipria, leggermente baby, non troppo caldo, mi piacciono tantissimo e mi stanno molto molto meglio al piede rispetto alle New Balance 550. Altra cosa che ho notato è che all'interno, o almeno questo è il modello, quello pesante, sono veramente veramente pesanti, mi tengono il piede caldissimo e non pensavo, mi piacciono tantissimo. Anche queste qua ve le farò vedere, ovviamente indossate una volta che vi faccio vedere i prossimi capi. E andiamo avanti ad aprire l'ultimo pacco, che è questo qui di Mango. Allora, di Mango abbiamo diverse cosette. Iniziamo da questo paio di pantaloni, che è questo appunto, nella taglia 36, come si può ben notare dal numero. Ho preso questo paio di pantaloni perché in realtà li ho visti da Ele Petrella, perché le indossava, diceva che non erano trasparenti, erano di un buon tessuto. Li ho visti, dato che sono in cerca di un pantalone bianco sia elegante sia da mettere tutti quanti i giorni, vediamo un po'. Dice che è lungo, quindi sarà lungo anche su di me perché più o meno siamo della stessa altezza, vediamolo indossato. Ovviamente vi metterò i prezzi in descrizione, quindi andate a vedere la descrizione se volete vedere il prezzo, e direttamente e vi rimando al link. Questi sono i pantaloni indossati, ma prima di passare ai pantaloni, guardate le scarpe, cioè si abbinano perfettamente, sono super super comode, proprio per il fatto che hanno il cuscinetto avanti e non sono così tanto alte.
Cioè, guardate che belle che sono. E passiamo ora ai pantaloni. I pantaloni sì, hanno un tessuto doppio, quindi pesantuccio anche. Mi piace molto come fitta, mi piace il fatto che abbiano le tasche, la parte dell'apertura qui laterale, così che fanno anche un po' più di movimento. L'unica cosa è che mi vanno leggermente larghi in vita. Cioè, guardate qui, però diciamo che mettendo due punti qui al lato si potrebbe risolvere la situazione, oppure anche proprio lasciandoli così, magari inserendo una cintura. Andiamo avanti con questo accessorio e una cinta, come si può ben capire, credo. La cintura in questione è questa, l'ho voluta prendere sottile, nera e super super lucida, con gli hardware argento, perché volevo una cintura del genere. Questa mi sembra molto molto carina, taglia S. Cintura in questione è bellissima, mi piace il fatto che sia super super glassata, nera con hardware argento. Altra cosa però è, anche se una taglia S, è veramente enorme, cioè non so se si capisce, però comunque vanno fatti altri buchi e il gioco è fatto. Questa dovrebbe essere sì una polo taglia S, polo come vi dicevo, che in realtà, cioè, sì, è grigia, forse può sembrare dalla fotocamera grigia, ma secondo me ha una punta di verdone, non so il motivo, però andiamola a provare. È leggermente elasticizzata, però è anche pesantuccia, e le maniche sono un po' più lunghe del normale. Ecco la polo indossata. Allora, a dire la verità, è un po' più lunghetta, come potete notare, è un po' larghetta qui sui fianchi, ma è molto molto carina, cioè mi piace, e può andare bene sia per occasioni un po' più eleganti, ma anche sportive con il jeans, magari abbottonata così un po' più elegantina, sbottonata può essere un po' più anche da tutti i giorni, che ne dite? Mi piace, molto molto carina. Sono stata un attimo interrotta, ma ci risiamo e andiamo avanti con LOL. Mi sono dovuta cambiare, però andiamo avanti appunto con LOL. Con questa, che è una maglietta taglia S. Allora, dovete sapere che io ho pochissime magliette a maniche corte. Quelle che ho non mi piacciono, sono vecchie. Non ho anche solo delle magliette semplici a maniche corte, e faccio sempre difficoltà, soprattutto in questi periodi di mezza stagione, o comunque se voglio avere una giacca al di sopra, non ho niente da mettere sotto, solo le canotte, quindi devo recuperare le magliette a maniche corte. Quindi ho voluto prendere questa maglietta nera semplice in questo cotone doppio, 100% cotone, che è veramente anche doppio, bello, mi piace. Taglia ovviamente S, nera semplice, andiamola a provare. In realtà non sembra neanche tanto lunga, magari ottimo. Se prima vi ho fatto vedere i tacchi, ora vi faccio vedere le New Balance. Sono queste qui indossate, mi piacciono un casino. Sono super super comode, morbide, belle, super approvate ovviamente. E invece questa è la maglia. Come dicevo, la lunghezza non è troppo lunga, ma neanche troppo corta. Secondo me una lunghezza perfetta per non avere la schiena scoperta e per essere appunto infilata nei pantaloni, così che non si toglie man mano magari quando vi sedete. Le spalle sono perfette, non è sottile, anzi è un cotone doppio. Mi piace tantissimo, assolutamente approvata. E anche la taglia è perfetta, non è troppo aderente. Procediamo con l'ultima maglia, sempre semplice, ma l'ho voluta prendere in questo color giallo ocre. In realtà sembrava dal sito un po' più arancione che giallo ocra. E vediamo un po' come mi sta armocromaticamente. La maglia è questa. Allora, secondo me il colore non è che tanto mi sta bene, tra l'altro. Non mi piace come veste, ed è anche più sottile rispetto a quello che mi aspettavo, quindi questa credo proprio di renderla, sinceramente, perché non lo so, non c'è niente che mi dica wow bellissima, cioè wow mi sta bene, neanche bellissima, wow mi sta bene. No. E questo è stato tutto quanto il mio shopping al momento. Ovviamente vi ricordo tutti quanti i link in descrizione. Fatemi sapere assolutamente nei commenti secondo voi cosa devo tenere e cosa devo rendere. Non credo di aver sbagliato qualche taglia, ma nel caso comunque scrivetemi i vostri pensieri nei commenti. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Baci!